Nella giornata di oggi, che è la solennità di Cristo, Re dell'Universo, il Vangelo ci presenta uno scenario grandioso, quello del giudizio universale, del giudizio finale, e anche, diciamo così, quelle che sono le variabili su cui ciascuno sarà giudicato. Avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere, eccetera. Dici, ma quando mai ti abbiamo incontrato affamato e in carcere e ti abbiamo o non ti abbiamo assistito? E Gesù risponde appunto, tutte le volte che avete fatto qualcuna di queste cose a uno dei miei fratelli, questi fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Tre considerazioni di tipo pedagogico. La prima, Gesù si rivolge a delle persone che tendenzialmente, allora come oggi, sono portate a beneficare, a prendersi cura delle persone ragguardevoli, non tanto per amore, non tanto per, diciamo, una sorta di buon cuore spontaneo, ma perché le persone ragguardevoli possono ricambiare i nostri gesti di cura. È una tentazione presente allora come oggi, e Gesù sottolinea che invece è quando ci siamo presi cura di uno dei fratelli più piccoli, cioè di quelli che non possono ricambiare. Lo abbiamo fatto, dice Gesù, a lui che chi è? È il Re dell'Universo, e quindi in realtà nel momento in cui ci occupiamo di una persona che umanamente riteniamo poco ragguardevole, in realtà ci stiamo occupando della persona più ragguardevole di tutte, cioè di Cristo, Re dell'Universo. Ecco, vedete, c'è in questo un'attenzione di tipo pedagogico, cioè Gesù utilizza una argomentazione che in qualche modo non è fantastica, non è splendida dal punto di vista della sua ricchezza umana, ma è presente nella mente dei suoi interlocutori, usa quella argomentazione per portarli a pensare nell'ottica che lui vuole proporre loro. In secondo luogo, il messaggio che saremo giudicati sull'amore, ma vi è una terza considerazione di tipo pedagogico che vorrei trarre da questo brano del Vangelo. Il brano di oggi ci presenta sostanzialmente le opere di misericordia corporale. La tradizione e la sapienza della Chiesa, proprio nella sua saggezza pedagogica, ha accostato alle sette opere di misericordia corporale, dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi, eccetera, anche sette opere di misericordia spirituale che spesso vengono dimenticate. Vorrei ricordarle: consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti. Nella nostra opera di educatori ricordiamoci delle opere di misericordia corporale, ma anche di quelle di misericordia spirituale. È l'ultima.